Buonasera, benvenuti a Recanati in Forma, la rubrica dell'amministrazione comunale di Recanati. Iniziamo la puntata ripercorrendo gli eventi dedicati alla nascita del poeta nell'ambito della manifestazione In Festa con Giacomo. Secondo servizio invece dedicato alla sanità con i nuovi macchinari per l'ospedale Santa Lucia. Passiamo poi allo sport con l'inaugurazione del bike park nella zona La Fratesca. E infine chiudiamo con il sold out per i primi appuntamenti di Lunaria, iniziata alla grande con il concerto di Graham Nash. Grande successo per In Festa con Giacomo, gli eventi svoltisi nei giorni scorsi e che quest'anno sono coincisi con la riapertura del Palazzo Comunale dopo i lavori conseguenti ai danni provocati dal sisma del 2016. Dopo la maestosa cerimonia di inaugurazione del Palazzo Comunale, Recanati ha voluto ricordare la nascita del suo figlio illustre con 3 giorni di eventi. È un compleanno di Giacomo Leopardi speciale perché torniamo a festeggiarlo all'interno del Palazzo Comunale, che è stato ferito dal terremoto e che abbiamo recuperato in un tempo record grazie a dei fondi comunali, di una polizza assicurativa che abbiamo potuto gestire, e ad un grande lavoro di squadra, perché veramente tutti quanti abbiamo gettato il cuore oltre l'ostacolo, perché altrimenti il comune sarebbe rimasto chiuso chissà per quanto tempo. E oggi siamo qui a festeggiare con i comuni che 120 anni fa, proprio nel nome del grande Giacomo Leopardi, diedero una mano, in alcuni casi anche economicamente, per la realizzazione di questo edificio così imponente. L'associazione Tracce di 800 e Ara Folk hanno animato il centro storico con oltre 100 tra figuranti e musicanti. La sera del Dì di Festa ha riportato la città agli inizi del XIX secolo. In Piazza Leopardi e lungo Corso Persiani sono stati fatti rivivere antichi mestieri e personaggi attraverso molteplici attività. In Piazza Leopardi l'associazione Marche 800 della Compagnia Nazionale Danze Storiche ha riproposto coinvolgenti balli che hanno catturato l'attenzione del numeroso pubblico presente. Sempre in Piazza Leopardi il Grand Tour delle Marche di tipicità ha proposto, per omaggiare il grande poeta, Assaggi d'Infinito, un percorso gastronomico del Genius Loci marchigiano con diversi chef del territorio che hanno fatto assaggiare le loro prelibatezze al pubblico presente. Il presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli, ha inaugurato nei giorni scorsi nell'ospedale di comunità di Recanati il centro di assistenza cardiometabolica, che rappresenta per Recanati e per l'area vasta un'eccellenza per la prevenzione cardiovascolare. Una nuova realtà avviata nel mese di marzo ed ora pienamente operativa, grazie all'acquisizione di apparecchiature di alto livello che consentono di fare una diagnosi accurata negli utenti con problematiche cardiometaboliche come il diabete, è possibile eseguire esami diagnostici e clinici avanzati. Gli ambulatori di radiologia della struttura di Recanati sono stati inoltre potenziati con l'acquisto di un ortopantomografo digitale. L'ospedale di comunità sta prendendo forma oramai da diversi mesi. Questa è una struttura viva che, grazie all'impegno dei professionisti, agli investimenti e ai nuovi macchinari, offre servizi importanti: cardiologia, diabetologia, il rafforzamento della radiologia, insomma dei servizi che servono ai recanatesi ma che sono importanti per un intero territorio. Poi il punto di primo intervento: abbiamo avuto delle difficoltà negli anni scorsi, adesso il punto di primo intervento è attivo, è operativo H24 ed ha un ruolo fondamentale per l'intero sistema del territorio, perché l'ospedale di comunità di Recanati fa da filtro rispetto alle necessità e quindi evita l'intasamento del quale spesso leggiamo in altre strutture. Quindi un apprezzamento per questo lavoro e altri obiettivi che vogliamo raggiungere, a partire dal potenziamento del servizio Alzheimer, perché individuiamo questa nuova fragilità che mette in seria difficoltà le famiglie.
Giornata speciale quella svoltasi nei giorni scorsi a Recanati con la presentazione del libro Il torto di essere vittime di Stefano Guarnieri per iniziativa della Fondazione Michele Scarponi. La città di Recanati ha iniziato un rapporto di collaborazione con Marco, fratello del grande campione di ciclismo, e la sua famiglia per promuovere la cultura del rispetto per chi va in strada, pedone, ciclista, automobilista. Rispettare le regole e proteggere la vita, questo è l'obiettivo della Fondazione Michele Scarponi. All'incontro, introdotto dal sindaco Fiordomo e dal delegato allo sport Mirko Scorcelli, ha partecipato il giornalista e conduttore televisivo Marino Bartoletti, una delle firme più prestigiose e stimate dello sport italiano. Si parla di speranza che è rappresentata alle nostre spalle da questi ragazzi che hanno tutto il diritto di poter sognare di andare in bicicletta e di essere felici con una bicicletta senza che qualcuno attenti alla loro sicurezza e in tanti casi anche alla loro vita. Quindi è una giornata importante che farebbe sorridere Michele, che amava la vita e amava la bicicletta e amava la vita attraverso la bicicletta. Oggi abbiamo certamente ricordato Michele annunciando la nascita della fondazione che lo riguarda e che è pertinente appunto alla sicurezza stradale che riguarda questi ragazzi. E poi abbiamo parlato di un altro ragazzo che non c'è più, Lorenzo Guarnieri, che venne ucciso, assassinato, come dice giustamente suo padre, che ha avuto la grande forza di convertire il suo dolore in qualcosa di veramente pratico, importante per la sicurezza dei giovani e per far sì che anche venisse approvato il reato di omicidio stradale. Sono tutte cose che raccontate così possono essere o sembrare burocraticamente noiose, ma in realtà sono tutte cose che guardano al futuro. E chi ha la grande forza, come la famiglia di Michele, come i genitori di Lorenzo, uniti in questo dolore, di convertire questo dolore in speranza e in forza per guardare domani e proteggere questi bambini, beh, è un eroe di questa società. La fondazione è nata e quindi deve crescere, piano piano inizierà a camminare, ad essere molto forte, speriamo, e speriamo che riesca soprattutto a contribuire a salvare delle vite umane, a prevenire la violenza stradale e ad insegnare ai bambini che la vita è bella anche sulla strada, con la bicicletta e anche con l'automobile, ma in sicurezza. Quindi abbiamo iniziato bene, abbiamo iniziato oggi e speriamo di continuare ancora meglio, dai. Successivamente è stato inaugurato in zona Fratesca il Bike Park Fratesca, allestito dal Recanati Bike Team e dal centro ricreativo La Fratesca, in una zona rigenerata grazie all'attivismo delle famiglie della zona ed ora del Recanati Bike Team. Graham Nash, il leggendario cantautore di origine inglese di Blackpool, naturalizzato statunitense, ha incantato, commosso ed emozionato il grande pubblico presente nella magica serata di apertura di Lunaria, la rassegna musicale estiva di Musicultura organizzata con il comune di Recanati nella suggestiva Piazza Giacomo Leopardi. Una notte magica, indimenticabile, dove Graham Nash ha regalato con la sua raffinata eleganza la storia della musica. 50 anni di epopea folk e rock, senza mai tralasciare l'impegno politico che ha segnato la vita di almeno 3 generazioni. Tra le note vibranti della sua chitarra ha raccontato storie ed aneddoti, ricordando amici e musicisti, dai The Hollies a David Crosby, Stephen Stills e Neil Young, alla storia d'amore con Joni Mitchell, una delle più romantiche love song della storia del rock, fino all'incontro con Bob Dylan e Woodstock fino ai giorni nostri. A Graham Nash è stato consegnato dal sindaco di Recanati, Francesco Fiordomo, il quattrino, simbolo di Recanati e massima onorificenza con cui vengono insignite le più alte personalità ospiti della città. Dopo il successo di Graham Nash è stata la volta del cantautore Ron, in un sentito omaggio a Lucio Dalla, che ha raccolto in piazza oltre 4.000 persone. L'eternità di Lucio è in questa serata, dove ognuno può cantare una canzone insieme agli altri. Il paradiso che Lucio ha sempre cercato non era poi così lontano, era nel cuore della gente che gli voleva bene. Così Ron ha salutato i 4.000 presenti a Lunaria, la rassegna estiva
estiva di Musicultura nella sua seconda serata in Piazza Leopardi, dove ha celebrato in uno spettacolo teatrale scritto con Vincenzo Incenso l'amato amico Lucio Dalla. Ron, applauditissimo, ha offerto al pubblico un toccante omaggio dell'allievo al maestro, sull'onda artistica ed emotiva del lungo sodalizio che li ha legati. La voce di Ron, limpida e trasparente, si è alzata in volo sulla grande Piazza Leopardi, accarezzando il cuore dei presenti e regalando un ritratto musicale vivo, vero e autentico e nel contempo unico ed originale di Lucio Dalla. Musica, immagine, testimonianze video di tanti amici, racconti e aneddoti di Ron sul grande artista, attraverso le sue città, le sue passioni, la sua leggerezza e il suo carattere folle, partendo da Lucio bambino in un viaggio sentimentale e leggero che racconta un percorso meraviglioso di vita dell'artista che quest'anno avrebbe compiuto 75 anni. Tra le perle della serata, Ron ha offerto al pubblico la prima stesura del testo di Com'è profondo il mare, con la sola voce di Dalla, un'interpretazione inedita e bellissima del brano che forse più di ogni altro somigliava al grande artista scomparso. È tutto per questa puntata, vi ricordo che potete rivedere tutto quello che è andato in onda sul sito web del Comune di Recanati. Recanati Informa torna alla prossima puntata, arrivederci!